È una regione che conosco bene, la Sicilia. Non conoscevo Lampedusa, è la prima volta che vengo qui con Giancarlo, ma con Giancarlo abbiamo fatto tante cose in questi anni. Noi, secondo me, dobbiamo partire dai dati per capire anche il disastro in cui ci troviamo. E su questo io volevo leggervi solo un paio di cose, poi passo alle soluzioni perché non è mia abitudine raccontare i guai. Questa è una regione che ha un siciliano su due a rischio povertà. Pensate che la seconda regione è al 46%, voi siete al 55% di rischio di povertà tra la popolazione. Nel 2015, ancora aspettiamo i dati 2016, sono andate via 97.000 persone alla Sicilia, 11.000 all'estero, i restanti in altre regioni. Avete la disoccupazione al doppio della media nazionale, circa il 22%, e la disoccupazione giovanile al 40%. La raccolta differenziata è l'ultima d'Italia, al 12%, e non per colpa di comunità come le vostre, sono le grandi città che abbassano la media, perché io ho conosciuto tanti piccoli comuni che fanno una raccolta differenziata spinta. E per farvi un raffronto sui treni regionali, in Sicilia ogni giorno ci sono 429 corse, in Lombardia 2300, e l'età media dei vostri treni è di 20 anni, sono più che maggiorenni. Perché è successo tutto questo? Allora sono andato a vedere un po' i fondamentali economici di questa regione, fermo restando che la mia non sta meglio, quindi siamo gente del sud e ci possiamo permettere di evidenziare i problemi e capirne le soluzioni. Voi siete una regione che ha 52 miliardi di euro di tasse mai riscosse, cioè l'ente di riscossione ogni anno ne dovrebbe incassare 5,7 miliardi, ne incassa l'8%, 480 milioni, lo dico a tutti quelli che pagano le tasse, perché qui io sono sicuro che ci sono tutti quei fessi che pagano onestamente le tasse ogni anno e devono sapere che ci sono 5,7 miliardi di euro mai riscossi ogni anno. La Sicilia ha il primato delle pensioni d'oro, qui ci sono pescatori che devono andare in pensione a 67 anni, ci sono 30.000 persone che hanno pensioni d'oro in questa regione. E poi 17 milioni di euro di vitalizi, ve lo diceva Giancarlo, un parlamentare regionale vi costa 11.500 euro di stipendio al mese netti, non lordi, e grazie a questo signore, a questi signori, ogni bimbo che nasce in Sicilia ha già un debito pro capite di 1.300 euro, non nascono neanche e hanno già 1.300 euro di debito pro capite. Perché vi ho raccontato queste cose? Perché io vi dico la verità, io ho studiato in questi 5 anni tantissimo sia i bilanci dello Stato che i bilanci di questa regione come della mia regione. La prima cosa, voi avete una fortuna, siete una regione a statuto speciale. La sfortuna è che lo statuto speciale in questi anni è stato utilizzato per fare i privilegi per i vitalizi, per creare più enti inutili, per continuare a creare carriere di gente che neanche ci doveva entrare nella regione, invece è diventato dirigente della regione. Lo statuto speciale è stato utilizzato contro di voi. Noi lo vogliamo utilizzare per voi. Come? Il primo provvedimento da fare è molto semplice, una legge che abolisce i vitalizi, che dimezza gli stipendi ai parlamentari regionali, prende tutti i soldi e li mette dove servono. E io credo, come vi ha detto Giancarlo, che abbiamo la credibilità per venirvelo a dire. Ora, qualcuno dice, voi vi siete fissati con questa storia degli impresentabili, e io lo ammetto, siamo fissati con questa storia degli impresentabili. Qui il problema però, guardate, nelle liste degli altri partiti ci sono persone sotto processo, alcune le hanno arrestate, certo se candidi uno con 22 capi di imputazione hai una possibilità su 22 che sicuramente lo arrestino, infatti l'hanno arrestato ieri quello di Musumeci, ma il punto è un altro, perché qui il tema non sono solo i processi, noi ci dobbiamo andare a vedere perché queste persone sono impresentabili, perché quelli che si candidano in queste liste non sono sotto processo perché magari ci avevano un'azienda e hanno fatto le loro magagne nella loro azienda con i loro soldi, non è che li voglio giustificare, però in quel caso stiamo parlando di fatti loro, che sono condannabili ma sono fatti loro. Qui stiamo parlando di tutte persone, 22, che sono candidati nelle liste e sono coinvolti in processi, vi faccio degli esempi. Quello che hanno arrestato ieri dava i soldi per le famiglie indigenti a falsi poveri per farsi dare i voti. Si era andato a fare il viaggio a spese del comune con gli anziani del comune, con tutta la famiglia, con i soldi vostri. Un altro aveva lucrato sulla sanità, con i soldi vostri, per avere voti. Un altro ancora aveva fatto delle irregolarità su un appalto che riguardava una grande opera e poi crollano i ponti, no?
Che cosa vi sto dicendo? Quando voi sentite parlare della nostra lotta contro gli impresentabili, non è che vogliamo fare la morale a qualcuno. Io non ho nessuna posizione per fare la morale a qualcuno. Io vi sto dicendo che questi signori stanno candidando i vostri aguzzini politici, quelli che vi hanno ridotti così. E se ci fosse una legge onesta, quella gente dovrebbe stare fuori dalle liste, così non porterebbe più il voto di scambio che fa con i vostri soldi, perché lucrando sui vostri servizi e dandoli alle persone che non ne hanno diritto, hanno fatto soldi in cambio di voti. Se noi rompiamo questo circolo vizioso, i partiti si sgonfiano e scompaiono. Il vero grande problema invece è che nessun TG ieri nazionale, nessun giornale nazionale, a parte un'eccezione, ha dato neanche questa notizia. Cioè c'è un giornale che ha dato la notizia che hanno arrestato uno che era candidato con 22 capi di imputazione, che secondo l'accusa aveva fregato i soldi per i poveri dando a quelli che non erano poveri per avere i voti. Noi gliel'avevamo detto, Giancarlo è andato dalla presidente della commissione antimafia parlamentare Rosi Bindi e le ha dato l'elenco degli impresentabili, nessuno se ne è fregato e nessuno ne parla. Se invece io scendo da questo palco e cado, ci aprono le TV americane, neanche le TV italiane. Allora, finché sarà così l'informazione, noi abbiamo bisogno di venire qui sui palchi e parlarvi, perché non ne parlano di noi, parlano solo di loro. E anche in questi giorni, no, io voglio dire solo altre due cose, non vi voglio far perdere tempo, però è importante che possa esprimere un paio di cose. In questi giorni stanno facendo questa legge elettorale a Roma pensando di farci fuori, si chiama Rosatellum, è uno dei tanti nomi, ne avete sentiti decine di nomi di legge elettorale, di tutti, in tutti i tipi, sono tutti Porcellum, 1.0, 2.0, tutte porcate. Queste leggi le stanno facendo perché? Perché loro nella loro natura non sanno vincere senza imbrogliare e devono trovare un modo, pur perdendo, di vincere. Allora, io credo una cosa. In questi anni abbiamo visto che più si accanivano nel fare le leggi contro di noi, più noi diventavamo forti. Voi vi ricordate 5 anni fa dicevano il Movimento 5 Stelle è finito, scomparirà dopo le elezioni, è finito, siamo ancora qua, siamo la prima forza politica del paese e ci stiamo. Io voglio farvi riflettere su una cosa che magari voi sapete meglio di me, però ve la ricordo. Giancarlo Cancelleri ha 60 candidati e una lista. I suoi altri candidati, gli altri oppositori, tipo Musumeci, Micari, hanno tipo 6-7 liste con centinaia di nomi e dentro ci sono quelli che fanno i voti, come vi ho raccontato prima. Il miracolo di questa storia è che Giancarlo Cancelleri è uno dei favoriti, nonostante queste armate che ci troviamo contro, che oggi sono in piedi esclusivamente perché hanno tutte queste dinamiche interne dei vecchi partiti che portano voti.